Un saluto a tutti e bentornati su Zat Factor. Questo è il primo video del terzo capitolo della serie di The Master Chief Collection, dove inizieremo Halo 3. Master Chief attualmente è sull'Arca, in direzione Terra, che sta cercando di fermare il profeta della verità prima che attivi un qualche segreto sepolto sotto le sabbie dell'Africa, appunto, e che potrebbe distruggere le intere forme di vita nella galassia. Allora, iniziamo. Ho potuto scegliere. Non te l'ho mai detto? Ho scelto lo Spartan che preferivo. Mi conosci? Ho cercato molto. Ti ho osservato mentre diventavi il soldato che noi volevamo. Eri forte, rapido e coraggioso, come tutti gli altri. Un vero leader. Ma tu avevi qualcosa in più. Qualcosa che solo io ho saputo vedere. Sai di che parlo? Fortuna. Serve anche quella. Mi sbaglio? Vedete dalla grafica, questo è semplicemente un porting della versione 360, rimasterizzato solo in 1080p, anche i filmati non sono rifatti. Siamo nella merda. Merda? Da che altezza è caduto? 2 chilometri, almeno. Occhi aperti! La corazza bloccata. Lo strato di gel dovrebbe aver assorbito l'urto. Non lo so, sergente maggiore. Chiamate un vitolo. Per il trasporto. Non lo abbandoniamo qui. Già, puoi dirlo. Stupido pazzo. Perché salti ogni volta? Uno di questi giorni cadrai su qualcosa più duro di te. E a me non piacciono i puzzle. Lei dov'è, Chief? Dov'è Cortana? Mai fare promesse alle donne. Se non puoi mantenerle. È rimasta indietro. Caporale, vai in fretta. Sì, signore. La tua corazza non è ancora operativa. Quassù, capo. Ok. E ora qua giù? Bene. Sembra tutto a posto, sergente maggiore. Le rotelline non servono, caporale. È pronta l'azione. Noci, Arbiter è con noi. Ora basta. Abbiamo già abbastanza guai senza voi due che tentate di ammazzarvi a vicenda. Fosse così facile. Grande Arbiter. Dobbiamo andare, i bruti ci fiutano. Allora impazziranno per l'odore di novellino. Prima squadra in avanscoperta. Avanti e senza far rumore. Allora. Ma vedete, è cambiato anche lo stile grafico. Adesso abbiamo una visuale che dentro al casco, in sostanza. Vediamo un po' di seguire l'arbiter. Ai tempi, quando è uscito su 360, questo aveva una grafica veramente della Madonna.
Però se lo confrontiamo già ad Halo 4 c'è paragone. Branco di Brute in vista, ricevuto. Vuoi ripetere, sergente? O anche ad Halo Reach. Sergente maggiore, fantomi in arrivo. Rivediamoci, non ci avvisteranno. Separiamoci, ci troviamo alla ZA. Master Chief, vai con l'Arbiter, verso il fiume. Disperdetevi, forza! Eccoci qua. Merda. Laggiù! Vedete anche la pistoletta, adesso c'è un bel rinculo. Prova questa! Ah, tra l'altro hanno implementato che se spari ti vibra il grilletto destro. Granata, non posso lanciarla. Vabbè, non penso che vibra se lanci la granata. È come i nuovi Call of Duty, quando spari ti vibra il grilletto. Bella, bella sta cosa. Complimenti, Microsoft. 343 Industries, scusate. C'è un 20 da Microsoft, ma poi è stata la casa di sviluppo a implementarlo, penso. Io volevo solo una granata, volevo. Troia. Cazzo fa roba? Ah, è vero, qua hanno anche implementato gli scudi. Sono delle tipo di granate che i lanci e ti creano uno scudo a bolle tutto intorno. Però c'era anche il trailer che con il Master Chief che si faceva uno scudo a bolla davanti a dei Wraith. Ho fatto anche una statua della Cotobuchiglia molto molto bella. Potevo comprarla ai tempi, ma sono stato scemo, non l'ho comprata perché ho detto 60 euro per una statua, un po' troppo. Ecco, adesso andarla a comprare costa 200. Però vabbè, stendiamo un velo pietoso sulla faccenda. Oh, neanche una granata ho trovato. Uccidiamoli senza far rumore. Qua sono delle nuove armi introdotte in Halo 3, si chiamano i pistole Brute, che tente lanciano questi spuntoni che però a differenza della pistola Daghi non esplodono, fanno solo un sacco di male, come vedete. Ed è tutto, fanno anche più danno nel corpo a corpo perché hanno le lame. Normale, ma... Sì, vibra anche quello di sinistra con la doppia arma. Di grilletto, la dico. I Belica stanno arrivando, Chief, ma non trovo la Bravo. Che pensi tu? Vai al punto d'estrazione. Andiamo, Marines. Dove si trova? Vai a farti fottere. È bello che quando sta per morire si denuda tutto il brutto. Poverino. Che brutta fine lì facciamo fare. Muore. C'era anche la modalità apposta, mi sembra, del DMR, il team swap. Sono inarrestabile. Bellissimo. Mi sacrificheresti per completare la tua missione? Mi guarderesti morire? Pure Cortana. Non rilevo. Ci manda questi messaggi subliminali. E avanziamo. Arma da fuoco! Sotto di noi! Un attimo, ho un contatto! Ok. Nasci! Assi e veloci!
Che cavolo. Negativo. Andate via, andate via. E siamo noi qua. Ecco, quella lì era la cosa bolla. Hanno colpito! Chiudi quella fonte! Siamo a posto! Ecco, ci sono anche i grunt kamikaze in Halo 3. Accendo due granate e ti caricano. Sti bastardi. Ottimo lavoro! Qui pro quo. Così tendono la trappola. Hanno catturato. La faremo scattare. Come vedete adesso anche il traiettore normale fa più male rispetto a... Ci stiamo vicini! Sì, signore! Dalla distanza rispetto ad Halo 2. Che cosa molto gradita. Ok. Ah, un'altra cosa è stata introdotta, adesso ci sono quelli lì col martello, che sono l'equivalente degli Elite con la spada. Se vi si avvicinano siete morti. Non perdiamo. Crepa. Che culo. Però c'è una cosa bella, potete usarlo anche voi. E fa davvero male. Anche online un sacco di gente lo usava. Però come la spada c'è anche lui la carica. Scappiamo! Ok. Andiamo a tirar fuori dalla prigione il nostro amico Sergio. È affatto divertente. Via l'energia. Siamo pari. Solo per oggi, intendo. Allora, io toglierei il martello. Prenderei questo. Imminente, sergente. Prova un riparo. Ah, bene. Ricevuto, Ocus. Ave alleata in arrivo. Fatto in avvicinamento. Le munizioni. Phantom! Lo vedo! Aspetta! Apro il fuoco! E ora? Phantom in meno! Grande! Distrutto! Mitico! Qua, portaci via! Gentilissimo! Gentilissimo, non so chi è che vi. Però veloce. Mettiti comodo, sarà un lungo viaggio. IFF confermato, il contatto è un Pelican, Kilo 2-3, passo. Ricevuto, che si dice Kilo 2-3? Sierra 117 a bordo, priorità assoluta, passo. Il ponte è tuo, scendi.
Spiacente per il poco spazio. Dì al comandante che il suo asso nella manica è qui. Ehi, guarda un po'. Incredibile, uno Spartan. Davvero? Mi stai prendendo? No, amico, è qui. Ora siamo. Dove l'hai trovato? Stava dormendo. Ci credo. È bello vederti, Chief. Anche per me. Ora ti aggiorneremo. Le astronavi di Verità hanno violato il perimetro lunare e hanno distrutto ciò che rimaneva della flotta. Le perdite terrestri nel bombardamento sono state enormi. Il profeta poteva atterrare ovunque, ma ha concentrato qui le sue forze. Africa orientale, rovine di Nuova Mombasa. Poi hanno iniziato a scavare. Che ne è stato di Halo? L'abbiamo fermato, almeno per il momento. E il profeta della verità sta cercando qualcosa di nome Arca per poter così attivare tutti gli anelli Halo. Se ci riuscirà, l'umanità... Ah, Arca non era l'astronave. Ogni essere senziente della galassia... Gli anelli ci uccideranno tutti. Signora, Lord Wood in linea. Passamelo. Buone notizie, comandante Keyes. Così sembra, signore. Lo vedo. Come ti senti, figliolo? Bene, signore. Ottimo. Il comandante ha studiato un buon piano, ma senza di te non so se potevamo attuarlo. Le astronavi del profeta della verità sono sul sito degli scavi. La fanteria ha disposto antiaeree lungo il perimetro. Ma neutralizzandone una per aprire un varco nelle difese di verità... Inizieremo un attacco a basso livello che li colpirà al cuore. Ho poche navi, Master Chief. È un rischio. Ma confido che... Maledizione, no! Generatori d'emergenza, ora! Ecco, non ha pagato ancora la luce. Io lo sapevo. Quando si riattivano, contattiamo subito Hood. Deve sapere voi che... tutti siete solo dei parassiti. Vi ci hanno attirati, cosa mi chiedo? Sperate di sfuggire all'incendio incombente? No, nel vostro mondo resterà solo una landa devastata. E neppure il vostro demone sopravvive. Aspettiamo che muori prima te, di Master Chief. Suo buco per assistere al nostro passaggio, all'apice del nostro viaggio. La vostra distruzione è volontà divina. E io sono lo strumento degli dèi. Quel bastardo, adora parlarsi addosso. Capita spesso che parli di me. Evacuazione, ce ne andiamo. Signora, stanno per attaccarci. A tutto il personale, codice difensivo. Li portiamo via tutti. Prepararsi all'evacuazione. Li porterò io se devo. I caposquadra chiedono un punto di raduno. Dove devono andare? In guerra. Hai capito, Miranda Kiss? Bene, ragazzi. Per questo video è tutto, abbiamo visto il primo capitolo di Halo 3, spero che vi sia piaciuto, un saluto a tutti e alla prossima.